Palinsesti Rai 1 2017-18, Ornella Vanoni in prima serata. Ornella Vanoni protagonista in prima serata nei palinsesti Rai 1 2017-18. È iniziata per tutte le reti la stagione autunnale e, come riportato da Vlog, per i palinsesti di Rai 1 2017-18, la Rai ha deciso di puntare sul classico. Infatti il prossimo anno ritroveremo, sulla prima rete, il programma Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci, mentre, l'ormai familiare Claudio Baglioni, sarà direttore artistico a Sanremo. Per la prima serata del sabato sera, verso la fine dell'anno, Rai 1 ha quindi deciso di puntare sulla cantante Ornella Vanoni, che, essendo sulle scene dal 1956, quindi con alle spalle 61 anni di esperienza, è l'interprete femminile italiana dalla carriera più lunga. Oltre alle doti canore, la Vanoni è anche una grande intrattenitrice e il suo show, durante il quale ospiterà colleghi cantanti ed attori, si prospetta quindi un prodotto Rai di grande qualità, dopo che nel 1973 aveva portato in TV, per questa rete, il programma L'Appuntamento, nel 1975 la trasmissione Fatti e Fattacci e nel 1979 lo show Due come noi, tutti per la regia di Antonello Falqui, per poi concludere, nel 1982, stavolta su Rai 2, con il programma Lady Magic, dalla conduzione tutta al femminile insieme alle cantanti Anna Bellen, Maria Creusa e Patty Austin. Ornella Vanoni conquista la prima serata di Rai 1, stagione TV 2017-18. La Rai, quindi, per la fine dell'anno, punta sulla cantante Ornella Vanoni, che ha esordito a metà degli anni 50 sotto le ali e la supervisione del regista Giorgio Strehler e nel corso degli anni ha partecipato a ben 9 edizioni del Festival di Sanremo, ma anche a un paio di stagioni del Festival Bar, pubblicando un totale di 61 album. Per i palinsesti di Rai 1 2017-18 ieri si è trattato di un inizio con botto. Ieri l'Andrea Bocelli Show, condotto da Milly Carlucci, come riportato sempre da Vlog, ha tenuto davanti allo schermo 3.988000 spettatori, con un picco di share del 19,2. Chissà se, stasera, lo show della cantante Fiorella Mannoia, 1, 2, 3 e Fiorella, che vedrà tra gli ospiti i cantanti Gianni Morandi e Ligabue e il rapper Clementino, ma anche l'attrice Sabrina Ferilli, la nuotatrice Federica Pellegrini e il divulgatore scientifico Alberto Angela, ormai simbolo della promozione della cultura in Italia, insieme al padre Piero Angela, riscuoterà lo stesso successo. Quello che è certo è che la Mannoia eviterà lo scontro con Maria De Filippi, che ha preso un'importante decisione su Tu Si Che Svales, con la showgirl argentina Belén Rodriguez alla conduzione che quest'anno ha raggiunto la quarta edizione.